Buonasera a tutti e benvenuti a Profumo di Sanremo. Ciao Carlo. Ciao Marcus, bentrovati a tutti. Allora, puntata dedicata a questo programma andato in onda eh, il 28 febbraio 2024, eh, la TV fa 70, ovvero sia la celebrazione dei 70 anni della televisione in Italia. Quindi gran parte dedicata alla RAI, però si è parlato anche della TV di Berlusconi, insomma, nata a partire dalla fine degli anni 70. Quindi, eh, conduzione Massimo Giretti, eh, rientrato in RAI adesso, insomma, riportato in pompa magna nello scorso febbraio durante Sanremo. E una trasmissione sì, vabbè, insomma, di celebrazione della televisione piuttosto interessante con diversi ospiti che hanno fatto grande la televisione negli ultimi anni, soprattutto la presenza non in studio ma in diretta di Pippo Baudo. Ecco è stato veramente molto piacevole rivedere insomma quello che è forse l'ultimo dei grandi, eh? insomma, possiamo dirlo Carlo, no? eh, decisamente. Dai, cosa possiamo dire della tv 70. Appunto, questo Massimo Giletti rientrato a, da Mamma Rai coccolato. Ma guarda, devo dire, sì, come hai detto tu, diverse cose interessanti in questa trasmissione, però io se devo essere sincero, nel complesso. Non sono molto soddisfatto del, del risultato di questo show, non, non mi è sembrata una, una grande trovata, ecco, ci sono state molte cose che secondo me non sono andate bene. E come hai detto tu, beh, la presenza di Pippo Baudo già da sola si potrebbe dire vale il prezzo del biglietto, se fossimo al cinema o allo stadio, insomma l'ultimo grande, che negli ultimi tempi appare sempre meno in televisione, anche per ovvi motivi di, di età, insomma, ricordiamoci che lui è del 36, quindi ha, ha quasi 88 anni. E è stato un po' l'ospite assolutamente d'onore di, di tutta la trasmissione, in vari segmenti, quindi già questa presenza basta a se stessa, c'è stato questo bel incontro con Giorgia, una sua scoperta degli anni 90, questo bel, bel duetto, insomma, molto... Con espressioni molto affettuose da parte di entrambi, quindi questo è stato un, un siparietto piacevole. Però, per il resto, non lo so, molte cose secondo me non sono andate bene a partire soprattutto con settimi dalla lunghezza. Ora, è vero che siamo reduci dal Festival di Sanremo che è durato cinque sere per cinque ore. Per ogni sera abbondanti quindi oltre 25 ore di diretta. Però insomma Saremo e Saremo, Saremo è un evento. È l'evento per eccellenza scusa, della televisione italiana della musica italiana. Questo di la Tv fa 70 non si poteva considerare proprio un evento. Sì, è una trasmissione importante, celebrativa, però non puoi farla durare fin quasi alle soglie delle due di notte. Eh, insomma, secondo me, come prima cosa si poteva fare in due parti, almeno come, come è avvenuto in passato per altre celebrazioni, noi che abbiamo, cominciamo ad avere qualche annetto, insomma, ci ricordiamo eh, il Buon Compleanno TV del, del 1984 che fu in diverse puntate. In diverse puntate, sì, sì, certo, certo. Nel 2004 ci ricordiamo 50. Presentato mm. a entrambe, le, entrambe le trasmissioni presentate da Pippo Bauro, e anche mm. questa del, del 2004 si articolò in diverse puntate. Insomma, mm. fare questa maratona a fiume si è durata oltre tre ore. Eh. Eh, sì, 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 è finita si, oltre, si è tre oltre tre ore, beh sì. Poi tra l'altro con alti e bassi, ecco, per cui cioè, anche per tenere vivo, viva diciamo la. La, la, la voglia di guardarlo fino alla fine bisogna comunque iniettare il programma di, di, di cose molto interessanti eh. e, e la cosa non è sempre avvenuta insomma ecco, diciamo dipende anche un po' dall'ospite che è stato che è andato a intervistare Massimo Giletti, piuttosto che la canzonetta cantata così insomma modi karaoke eh. Vabbè, insomma, diciamo un po' gli ospiti ecco Abbiamo avuto innanzitutto, vabbè, Amadeus, anche lui, vabbè, ovviamente si è, si è scherzato tutta la sera. Diciamo, ecco, visto che il canale si chiama Profumo di Sanremo, ecco, si è scherzato tutta la sera con i vari ospiti che si, con, si sono andati a susseguire con chi condurrà Sanremo 2025. Per cui abbiamo visto prima Amadeus, abbiamo detto: no, 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 io non basta, 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 e vabbè perché non vuole superare i 5 consecutivi di sì, magari più in là vedremo ecco ha lasciato la porta mezza aperta insomma per il futuro però ha detto un categorico no per il 2025 Certo, beh, ehm, apprezzabile coerenza, insomma, perché poi c'è cioè, sempre il sospetto che qualcuno possa tornare sui propri passi, ma non pare il caso di Amadeus, insomma, ed è anche giusto perché eh, va bene che è andato tutto bene, anche quest'anno le vendite stanno andando alla grande, l'audience è stata strepitosa, mm -hmm. però poi alla fine è anche dal punto di vista proprio umano, è anche uno sforzo titanico, cioè ogni ah, anno... Sì, fa... okay. Dopo sei anni consecutivi, anche perché ogni anno bisogna sempre cercare di superarsi, fare meglio, insomma, non eh è, è facile. Quindi, vabbè, comunque, anche qui eh, si è cavalcata un po' l'onda del successo di Saremo, partendo con, con questa lunga presenza di Amadeus, ovviamente, anche con Fiorello. Eh, beh, sì, Amadeus ormai fa rima con Fiorello: c'è poco da fare, la coppia è quella ormai che è consolidata. Sì. Ecco, quella è stata una delle parti che ha funzionato meno, secondo me, mm. perché abbiamo visto, no, cioè quella di Fiorello era una registrazione in pratica. L'intervista mm. rilasciata, non si è capito bene a chi, probabilmente non so, a, uno, a un inviato della trasmissione, e con, con Giletti che faceva questa finta intervista in diretta, che per carità è un espediente tecnico che, che viene usato molto spesso in televisione, però deve contare su due aspetti fondamentali. Il primo la capacità di tempi di inserimento dell'intervistatore e il secondo che l'intervistato deve lasciare fra una risposta e l'altra il tempo tecnico la pausa per permettere all'intervistatore di inserirsi. E questo non è avvenuto, cioè si vedeva chiaramente che era una cosa posticcia, cioè che con Giletti che interveniva Inframezzando il discorso di Fiorello, che però insomma, era un fiume in piena. E, eh, non è venuta bene questa, questo montaggio fra intervistato e intervistatore. Insomma, è stata una cosa abbastanza triste da vedere in una prima serata di Rai 1, oltretutto in un'occasione così importante. Ecco, questo, questo lo devo dire perché è una cosa che ho notato subito in diretta mi, mi sono sentito in imbarazzo per Giletti guarda te lo dico, te lo dico sinceramente perché è stato proprio un rincorrere le, le, le frasi di Fiorello cercando di inserirsi ma senza mai trovare il tempo giusto per farlo Vabbè. forse era meglio evitare proprio di far finta di intervistare una persona che non sta intervistando ecco perché corre il rischio di fare una, una brutta figura ma comunque queste cose infatti certo. non, non le capisco perché, ripeto, viene utilizzato spesso questo espediente, ma non ne vedo la necessità. Dillo, abbiamo registrato questa intervista con Fiorello e monta le sue dichiarazioni in modo che scorano bene senza, senza necessità di metterci in mezzo domande registrate in studio, cioè perché poi viene, viene fuori una cosa veramente brutta sia da vedere brutta, sia da sentire. Brutta, ecco, l'unica cosa bella però di questa intervista, chiamiamola intervista, che non lo è è questa dichiarazione di Fiorello che appunto sì appunto c'è questa storia qui che Pippo Baudo ha scoperto tutti tranne che, che Fiorello no? Sono anni che si dice questa cosa anche lo stesso Baudo l'ha spesso raccontata sta faccenda e, e poi dopo hanno raccontato invece come avvennero davvero i fatti chiaramente ha parlato di questo Pippo Baudo di metà anni 80 mi pare di aver capito l'85 che giustamente non sapendo chi fosse Fiorello se ne trovava mille ogni giorno che Cos'è che ha fatto? L'ha mandato, da quello che ho intuito, a fare un provino per Fantastico. Quell'anno sì. dove c'erano i ragazzi, insomma, talenti sì. eh, i talenti, e chiaramente, insomma, ero, era un volto nella folla, ecco. ne ha visti tanti, ha visto anche lui. Ecco, vabbè, ma è curiosa questa cosa sì. qui. Sì, sì, no, perché questa cosa, appunto, sia Baudo che Fiorello l'hanno dichiarata più volte, però non era mai stata così approfondita, dettagliata. Eh. Il ci ha spiegato anche cosa ha fatto effettivamente in quel provino. Eh, sì. è stato un provino effettivamente. Quindi sarebbe stato il provino per Fantastico, 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 fantastico 6, quello dell'86, diciamo. 85-86. Ah, 85-86. Ho okay. ben capito, se ben capito. Eh, sì. Sì, sì, credo di sì. Credo era sì. sì. era quell'anno che poi c'erano, sì, eh, vari talenti dei giovani del mondo dello spettacolo, eh. tanti anche. c'era c'era l'Anna Bussotti che poi andò a Saremo 86, sì. Eh, quindi sì, deve essere quell'anno da quello che ho capito. Senz'altro. E eh, vabbè, insomma, se non altro abbiamo capito a quale trasmissione hanno all'uso per, eh, per anni, perché insomma... Sì, sì, sì. Così, questi sono fetici. Essere... Sì, certo. no. no. sì. eh, credo che anche l'80 fantastico 7, forse aveva la stessa formula, però penso che fosse l'85. Comunque. Comunque, Siamo stiamo parlando periodo. di fantastici lì, dove c'erano i talenti da, da lanciare, insomma, qualcuno sì. ce l'ha fatta e molti altri no, purtroppo. Sì. Vabbè, insomma, poi c'è stata Angelina Mango, ovviamente ha cantato la, la Noia, e eh, vabbè, quindi questa possiamo... Vabbè. Beh, c'è molto da dire, cioè, giustamente... Sì. La noia uh, poi sì, vari ospiti canori, insomma, Gabbani, Noemi eh, sì. Rossi. Ecco, Noemi. Sì, eh, non, non benissimo. Eh, nel senso, ha cantato, ha fatto delle, delle sì. cover che, però, sì. non gli calzavano proprio tanto bene. Ecco. A me è piaciuta di più la, la Serena Rossi, insomma, come al solito, Serena sì, Rossi. Ho eh, Sempre detto, io con Serena Rossi, insomma, visto, che, visto che per tutta la serata si è parlato di eventuali candidature saremesi, insomma io ribadisco che Serena Rossi potrebbe essere quantomeno come presentatrice un'ottima padrona di casa del Festival di Sanremo, visto che sa, sa fare praticamente tutto abbastanza bene. Canta benissimo canta benissimo canta, benissimo, benissimo, canta benissimo, canta molto molto bene. Abbiamo avuto la coppia Bonolis-Clerici e anche qui, ovviamente, eh, Giletti ha fatto dell'umorismo um, dell sul fatto che, ah, chissà, se vi vedremo, anzi, addirittura è dato per assodato: vi, vi vedremo l'anno prossimo. Ricordiamo al pubblico che avevano già condotto insieme il 2005, se non mi ricordo. Sì. Eh, per non cui 2005. Nessuno si ricorda la terza incomoda che era Federica Felini. Una, eh sì, una <ride> eh, sì, eh, sì. sì. presa sì. in giro da Bonolis tutte le sere. Sì, che poi era una delle cose più simpatiche di quel festival. Sì, appunto, passi, è, stata era una, stata una, è stata una trovata. Che fine ha sì. fatto? Ma chissà. Eh, aveva fatto anche un disco l'anno dopo, mi pare, ah. Je ah, eh, ah sì, è, 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 vero, vero, è vero, è vero. <ride> Belle cose, bisognerebbe richiamarle. Chissà se eh, sì, ricordo, no? No, beh, Però, comunque, questa ospitata in coppia, sì, tutto sommato ah, è tutto stato. Ha eh? funzionato, funzionato, sì, è stato. Um, questo ricordare. Ecco perché il difetto di queste trasmissioni celebrative, che tanto per cambiare, ho trovato anche in questa, è stato quello di riproporre troppo spesso cose viste e riviste. Ora, con tutto il rispetto, però, il famoso filmato di Mina con i, con i quattro grandi dell'epoca. Non se più, con sulla so, luna, se ne può più, non se, se ne, ne può più. Migliaia, migliaia di volte, credo, anche basta, voglio dire, cioè bellissimo, strepitoso, fantastico, però insomma. Ci sono miliardi di ore di della RAI, sempre questo palletto okay. con i quattro presentatori. Sempre quella <sessizia> su tra eh, l'altro, nessuno lo ricorda. Ma la canzone era una, un adattamento di Quando dico che ti amo di Annalita mm. Spinaci. Insomma, saremo 67, di cui parleremo tra mm. eh. Sì, No, invece, appunto. A, propo, a questo proposito, è stato tirato fuori un filmato di repertorio invece un po' più originale. Mh, questa scena, questa ospitata infelice di. Di U Grant a Saremo 2005 a ah, proposito sì. di, di, di ospitate infelici di divi hollywoodiani di cui abbiamo avuto un esempio quest'anno con, <ride> con Antonella un Clerici, puramente casuale, eh, certo, certo. con Antonella Clerici che più che intonare ha stonato questa, questa canzone in maniera molto simpatica. No, no, quello è stato un bel, un bel siparietto, diciamo. è vero, è vero. È vero. Tra l'altro una cosa che probabilmente appunto si parlava prima di, di noi malati, di queste cose, una cosa che ho notato quando la, la clerice Bonolis sono usciti di scena, non, non si apriva il, come dire, la, la, la porta delle quinte per entrare dietro le quinte, allora lui ha detto, lui ha fatto una battuta, una cosa del genere era successa quando quando Bonolis e Laurenti erano andati come ospiti nel Saremo del 2010, come mm. presentatori dell'anno precedente, al momento di uscire di scena non, non si apriva appunto l'ascensore eh. che doveva portarli su, allora anche in quel caso si era fatto battute per, per sdrammatizzare la situazione. Insomma, è stata casuale probabilmente la cosa, però ho notato questa coincidenza: che, che solo noi malati di Saremo possiamo. possiamo eh sì, eh sì. Bene, vabbè. poi abbiamo avuto l'omaggio alla Carrà, anche qui andiamo oltre perché non se ne può più, poi abbiamo eh, beh, Serena Rossi, vabbè comunque lei ha fatto veramente, l'ha cantata benissimo, non mi ricordo più quale canzone, però vabbè adesso... Un... canzone di Mina mi pare. Di Mina, eh sì, vabbè comunque. Sì. Poi abbiamo avuto invece piuttosto interessante l'intervento con, il collegamento con lo studio di Amici... Con Maria De Filippi, ecco, sì. quello invece è piuttosto interessante come intervento. A parte il fatto che Maria De Filippi ha sempre cose interessanti da raccontare, comunque è una donna sempre molto intelligente, per cui insomma, pacata nel suo modo di porsi. Quello Beh, sicuramente è stato un momento, secondo me, interessante per quanto concerne questa trasmissione. Poi anche Canale 5, eh, Rai, insomma, c'è questo collegamento anche sì, mm. per parlare della televisione degli ultimi 40 anni ecco, anche se comunque per Filippi alla fine beh, insomma, sono già 30 eh, che, ci, che ci lavorano eh sì, sì. Eh sì, perché stiamo parlando di primi 90 quando aveva fatto il vecchio Amici che non è quello di oggi certo ma guarda anche lì devo essere sincero sì, De Filippi ha sempre cose interessanti da dire però se io ricordo gli spot di questa trasmissione che andavano in onda durante le serate di Saremo il riferimento era alla Rai comunque sì. poi alla fine invece si è scelto di celebrare cioè Maria De Filippi parliamoci chiaro è un volto Mediaset, cioè ha fatto ma lei non c'è assolutamente nulla. Ha co-presentato con Carlo Conti un festival di Saremo, però finisce lì la cosa. Certo. Anche lì tutto questo mi è parso di notare qualche lacuna nel modo di scrivere questo, questo, questo show, perché insomma non c'entrava molto, secondo me. Se, se presenti questa trasmissione come. La storia della RAI, poi però diventa la storia della TV, però ci metti solo la Maria De Filippi e poco altro, cioè diventa una cosa un po' senza una meta precisa, non c'è stato un percorso, un racconto storico continuo. Eh, omogeneo insomma mi è passato un po' un po' cosa... dove hanno piazzato dentro un po' di persone via sono erano disponibili probabilmente <ride> ecco, so. è stata una specie di talk show mascherato da, da varietà che in certi momenti è venuto bene come ad esempio nel caso degli interventi di Baudo ah, sì. o, mh, o quello che abbiamo di, di clerici e Bonolis lo stesso Amadeus altre volte un po' meno Insomma, però non c'era proprio una cifra stilistica ben definita in, questo, in questa trasmissione, no, per cui che... non sono riuscito a coglierne bene l'essenza. Io sì. spero che non, che non sia stata la trasmissione principale nell'ambito delle celebrazioni del compleanno della. Eh, yeah, parte, parte, no, senso, eh, spero che ci sia qualcos'altro al per momento però non vedo all'orizzonte nulla questa doveva essere la celebrazione però può darsi chissà sì e beh ancora l'anno è lungo però eh, certo. eh, insomma finora non, non, non sono avvenute cose che mi abbiano entusiasmato, no? non mi parlo queste celebrazioni finora sono partite un po' col freno a mano tirato insomma eh certo Ehm... abbiamo avuto poi Gaia che ha cantato una canzone Sì, sì Gaia aveva vinto un Amici 2020 se non mi ricordo male con Sega quella canzone brasileira sì. portoghese, sì, sì, sì. portoghese continua a non convincermi troppo ma è Gaia però può darsi che è no? un, un po' ritornata in auge anche nella hit parade quindi magari adesso con, comincia a venire fuori vediamo Diamole, diamo. ancora qualche chance abbiamo avuto l'omaggio a Piero Angela ovviamente sì. eh, sì. Superquark e poi abbiamo sì. avuto il figlio ovviamente quindi un sì. eh, momento culturale che non manca mai se un sì. culturale eh, certo. eh beh, sì non, trasmissioni di questo genere sai, è sempre difficile per quanto il suo comunque è un, una divulgazione non so se, se si può inquadrare nell'ambito dell'infotainment come, come informazione, e intrattenimento è più divulgativo, però insomma, alla fine un Alberto Angela può anche starci. Insomma, non è eh, certo, certo. È certo. È, certo. Beh, poi abbiamo avuto Carlo Conti, ecco ovviamente. Domanda: L'anno prossimo condurrà saremo 2025? No, ne ho già fatti tre, sono stati uno più bello dell'altro, ma l'anno prossimo non condurrò saremo 2025. Eh. Sì. Mamma mia, mamma mia. È stato un secco no. Eh. Un no, no. Secco no. Non so, sì, eh, mh, smentite. Sei, eh, alla fine noi l'avevamo proposto come uno dei, dei papabili, ma avevamo anche mm. detto perché, insomma, perché aveva le caratteristiche, certo. l'esperienza passata, la capacità, il successo ottenuto come direttore artistico, però evidentemente a questo punto eh, per lui vale in parte lo stesso discorso fatto per Amadeus, cioè, cioè, di fronte a, a smentite così, così secche e decise a questo punto, mi, mi sorprenderebbe anche che tornasse sui suoi passi, quindi per il momento mettiamolo da parte, prendiamo atto, almeno prendiamone questa, atto. Cioè, questa, questa, ha fornito questa notizia, insomma, di, di un Carlo Conti che, che si scrive. Detto, dal, no. E d'altro canto hanno detto no anche Bonolis e Clerici, eh, hanno detto no, no, sì, beh, però sì, sono meno convinto, meno eh, convinto, me lo convinto, mi è sembrato. Sì, sì, infatti, Bonolis continua a dire no, però sembra di intravedere che comunque qualche porta aperta mm -hmm. potrebbe esserci non mi convince più di tanto però insomma non mi sorprenderebbe neanche se alla fine la scelta cadesse su di lui ma al momento lo ritengo abbastanza difficile poi vediamo certo. bene 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 ecco poi c'è stato il momento eh, Baudo con Magalli in studio sì. ecco per quello è stato interessante ecco insomma sì. Eh, ricordiamo no, la trasmissione che fecero nel 95, se non sì. mi ricordo male. Pavere Papere. Quella eh, è una trasmissione molto carina. Che, che andrebbe riscoperta. Insomma, è un duetto, una coppia che funzionò, funzionò moltissimo anche al di là delle, delle aspettative. Insomma, quasi, sì. quasi una coppia comica, comunque sì. anzi, tra l'altro. Rivedendo insomma queste cose c'è stato anche un po' di rimpianto nel, nel non vederli, ma ad esempio all'opera mai al, in sede di festival di Saremo, ad esempio, comunque, se c'è stata la coppia Baudo Chiambretti che ha funzionato insomma abbastanza, secondo me con Magalli poteva funzionare ancora meglio. Eh, negli anni 90 sarebbe stato perfetto, è eh, un Magalli-Baudo. Sì, ma anche, sì, anche nei primi 2000. Primi 2000, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Avrebbe ancora funzionato benissimo. Sì, chissà, non, non, non so come mai non è mai stata presa in considerazione o forse sì, chissà, non lo so. Chissà, forse sì, magari comunque ha questa personalità particolare, molto incisiva, forse no, non, non sufficientemente istituzionale per mm -hmm. il Festival di Sanremo, forse. Avevano paura di gaffo, chissà, non lo so. O di gaffo oppure di battute troppo cattive mm. nei confronti di qualche cantante o presentatore o presentatrice, certo. che, che, ah, che, e Poi se av avessero messo Adriana Volpe come valletta, Pede Scintille in diretta TV. Sarebbe stato interrotto il festival, probabilmente esatto. Bene, abbiamo avuto Chiambretti, ecco, Chiambretti che ricordiamo, ha avuto il periodo migliore, almeno per quanto riguarda il mio gusto. Nel periodo, diciamo, 1987 al 92-93. Sì. Periodo di. di, di Così, Rai 3, sì. diciamo: sì, portalettere, Porta lettere. Porta eh. complimenti per la trasmissione, poi cos'era. Uh, va pensiero una roba del genere, sì, va pensiero. Cioè, ha fatto tutta una serie di trasmissioni molto interessanti. Appunto, lui che andava poi a casa della gente all'improvviso, eh, era molto un bel periodo. Il porta lettere sì. che si ricollegava alla, alla lettera di Barbato se non sì. mi ricordo male, ecco, mai, mai troppo ricordato. Barbato. Insomma, sì. un cambretti sempre molto interessante. Insomma, uno insomma, che conosce sì. molto bene le dinamiche della televisione. Eh sì, lui, ad esempio, poi un... ha vissuto proprio quella bella televisione di fine anni Ottanta, eh? quella veramente rivoluzionaria, sì, bellissimo. Sì, perché... Rai, 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 RAI 3 di fine Ottanta e inizi 90 è stata strepitosa. Eh? La, la Rai di, di, Guglielmi, di, so. Guglielmi, certo, di Guglielmi. Sì, non l'avevo detto, era. e poi Chiambretti è stato anche uno che comunque ha vissuto altre esperienze anche al di fuori di, della Rai. Quindi <ride> ricordiamo Marchetti, ad esempio, un programma che. Fece, fece Faville, fece Scalpore. Eh, eh, sì. Poi invece, tornando alla sua esperienza Raia, Rai, ha, ha evocato insomma, questa famosa intervista a Cossiga, già raccontata in altre sedi, però anche qui ha, eh. ha detto le, le dinamiche particolari di questi agenti. Porta lettere 92. Mm. Sì, sì, questi agenti messi dietro... Dietro le siepi a controllare, insomma, questo Cossiga che si sciolse, beh, del resto era nel suo periodo di, di picconatore, quindi, insomma, fu anche abbastanza carliero. E insomma, eh, Chiambretti, comunque, ecco, lui è una figura forse sottovalutata, ma sicuramente centrale nella nella storia recente della televisione italiana. Ecco, ad esempio anche... a lui la domanda con Durai Sanremo non gliel'hanno fatta, eppure lui condotto, ne ha condotti, beh, no, condotto no, però insomma, ha fatto il Disturbatore nel 97 con, con Mai Buongiorno e la Marini, poi era ritornato altre due volte, forse nei primi 2000, adesso non mi ricordo più che anno, ma Ambretti è stato molto presente da mm. partire dagli anni 90 al Festival di Sanremo, dapprima mm. l'ha condotto radiofonicamente nel 94 se non sbaglio, mm. Mm -hmm. poi c'è stata questa, la più famosa, questa, questa conduzione con, con Valeria Marini e Mike, poi nel 98 mm. ha fatto il dopo festival, poi mi pare di ricordarlo nel, nel Forse nel 2002 può essere... No. Forse, forse quello con la cara. Che non 2001, so, forse. 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 Sì, sì, per so per che per... faceva anche lì disturbatore, però è stato un po' meno convincente in quel frangente. Ricordo che una vecchia dichiarazione mi pare che. Eh, Chiambretti disse che quel Sanremo lì, quello che noi non ricordiamo, è per lui importantissimo in quanto era un periodo che stava, insomma, non dico che era disoccupato, ma stava lavorando poco. Ah, bene, fu, bene. fu molto importante per il rilancio. Infatti, da, mi pare che l'anno dopo è andato appunto a fare quel programma sulla rete 2. Eh, che con, eh, con le universitarie se non mi erro ah, Chiambretti c'è Chiambretti c'è e, e, e poi ha fatto la un... prevista per un ritorno di Chiambretti Sì, infatti poi ha fatto di nuovo il dopo festival nel, nel 2007 eh, uh -huh. e poi appunto quella, la, la co-conduzione con Baudo che abbiamo citato prima nel 2008 che, che ha chiuso uh -huh. l'era Baudo quindi è un Chiambretti molto saremese insomma sempre ah, nel... sì. Però allora la domanda non gli è stata fatta, non gli non è stata, è stata, stata fatta comunque, ma anch'io, cioè, sinceramente, non lo ritengo una figura ideale per fare spendibile un, nel 2025. per... Eh, bisogna cercare altro. Insomma, certo. con tutto rispetto per la professionalità e le caratteristiche di Cambretti, che però in questo momento non, non, non credo si adattino al, al festival di Sanremo, certo. Sì, anche perché probabilmente fa un tipo di televisione, ha un tipo di comunicazione ormai rimasta agli anni 90, diciamo, no? Sì. Quando... Mm. Ma poi una comunicazione comunque di altro tipo, infatti anche ecco. quando è stato messo sul palco dell'Arison è stato messo per fare un po' il contraltare. E beh, il piedino della televisione eh, è rimasto in appiccicato addosso questo, questo personaggio. L'unica veste in cui potrebbe rifarlo è quella, però l'abbiamo già vista, quindi non se ne parla. Invece, però, serve un presentatore istituzionale che, che sappia muoversi bene nel mondo della musica. Lui non mi pare che risponda a queste caratteristiche. Bene, poi abbiamo avuto Francesca Fagnani, e beh, ormai, insomma, anche lei in pompa magna stavo quasi di Bella, bella bellissima. Sì, però beh, non lo so, anche lì. Ormai la pia la pia piazzata dovunque, diciamo. È in Rai viene. Insomma, gli hanno dato anche la trasmissione adesso in prima serata. Una volta insomma, Belvere in seconda serata, un po' così sì. relegata. Adesso invece di in... Vabbè, niente, comunque l'abbiamo. Sì, C'era sì, no, sì, no, Anche lì non lo so, la Fagnani in una trasmissione sulla storia della televisione, onestamente come i cavoli e cioè Magari diventerà un, una figura di riferimento, però in questo momento certo. è una come tante altre, per carità, brava a fare quello che deve fare, però insomma, questo cioè, mi ricollego ancora una volta a quello che dicevo all'inizio. Mi passa molto carente come, come scrittura, come concettualità questa trasmissione, perché hanno messo dentro gente un po' slegata, cioè ospitate slegate fra di loro e personaggi che. Non c'entravano molto, la Fagnani magari fra 30 anni possiamo metterla nella storia della televisione italiana. Eh, uno so. potevano chiamare qualche ex giornalista in pensione, che ne so, eh, ce ne sono tanti, eh, voglio eh, dire, ce ne sono, ce sono, ce sono, ce sono ce mille, sono. Eh. che ne so, ah. Mannoni per esempio, invitalo, cioè Mannoni è veramente uno della RAI che ha fatto la storia, che ne, beh, ne so. Dire, ora ho assistito qualche settimana fa a questa manifestazione... Bianca che... Forse non è, non è il eh, momento. È detto, sì, forse sì, ci hanno detto un po' velenato, questo è vero. Eh sì, no, però per dire, qualche settimana fa ho assistito a questa, questa finale del, del Festival di San Marino, insomma, eh, di, cui si, di cui si è detto e stradetto, quindi io non dico nulla. Però, ad esempio, c'è stata questa ospitata, anche lì un po' fino a se stessa, di, di Fabrizio Maffei, che è stato un grande volto eh. del giornalismo televisivo italiano degli anni 80-90, magari potevano chiamare lui invece di mandarlo al Festival di San Marino dove era un, un po' un pesce fuor d'acqua onestamente. Sì, è vero, è vero. Nome fra i tanti, insomma, ce ne sono tanti di volti giornalistici che A proposito, mi è fatto venire in mente una cosa, a un certo punto non so se hai notato, hanno fatto vedere una vecchia trasmissione in cui celebravano Mike Bongiorno. Mm. Adesso non mi ricordo più che trasmissione fosse, comunque c'era era una trasmissione degli anni 90 con Baudo, eh che celebravano mai buongiorno, o primi 2000, no? forse primi 2000, che celebravano mai buongiorno. E c'erano tantissimi all'epoca, 25 anni fa, 20 anni fa, c'erano tantissime persone nello spettacolo. ah sì, c'era anche Frizzi, il grande Frizzi, però la telecamera inquadrò anche Daniele Piombi. Nessuno ha detto, ha detto, ma c'è anche, anche Daniele Piombi, ricordiamo Daniele Piombi completamente, bello che proprio la telecamera l'ha inquadrato, Daniele Piombi di, dei primi anni 2000 proprio completamente dimenticato eppure qualcuno lo avrà riconosciuto lì, cioè voglio dire, anche lo stesso Baudo, probabilmente adesso non so se lui poteva guardare la televisione o meno no, però, però sì, lo so completamente dimenticato Daniele Piombi mi è dispiaciuto, hanno parlato di Frizzi giustamente, Fabrizio Frizzi insomma eh, ha commosso tutti la sua morte però siccome tra i tanti c'era anche Daniele Piombi, è un peccato che, era, visto che si stava celebrando i 70 anni di televisione, peccato aver proprio dimenticato a più questo grande eh. produttore, eh, bravissimo peraltro. Beh, come altri, cioè, forse si va un po' troppo indietro, però ad esempio anche Nuccio Costa, per dire, ah, cioè, sì. eh, ma ce ne sarebbero tanti altri. Beh, ma no, non ma non lì non... era proprio palese perché in certo. ah, già che lo inquadri almeno citalo, che te sì, costa. Certo. Cioè, ma è ecco per quello che ti dico, non lo so, io poi adesso non vorrei essere troppo cattivo, però, non ti ripeto sì, una, uno show con alcuni momenti interessanti. Però nel complesso che passa un po' una celebrazione, un po', un po' in tono minore, con molte lacune, ecco, molte lacune eh, sì. storiche di scrittura, e poi, se devo dirla tutta, secondo me, Giletti no, non è adatto a. A trasmissioni come questa, cioè Giletti negli ultimi decenni ha fatto sostanzialmente altro. Eh, lo, se, lo se, vedo... se ce lo troviamo a Sanremo 2025, Carlo. Guarda, guarda no. tutto può essere, ma non... Tutto può essere, eh. Non... Non riesco a vederlo perché lo trovo un po'. Lui cerca di dimostrare di essere a suo agio, ma io non lo vedo a suo agio in contesti simili. Non, non, non mi pare che si muova con molta disinvoltura. E quindi, no, io con, a livello saremese, io onestamente però non mi sentirei di escluderlo eh, no, oggettivamente no, cioè, gli hanno dato il timone appena rientrato tre giorni fa eh, eh, la eh, celebrazione eh. della televisione italiana ragazzi Massimo Giletti cioè, gli avessero fatto condurre che ne so qualche allora, grande ok una riflessione che stavo facendo prima di fare, poco prima di andare in onda in questa trasmissione è che, che quando Baudo è rientrato in Rai dopo il suo tra virgolette, esilio, che non era un esilio, a Mediaset ha dovuto ricominciare quasi, da, quasi dal fondo, tra virgolette, eh con sì, tutto il eh. rispetto, però non, sulla, sulla terza rete, la terza rete, certo. trasmissione pomeridiana, su eh sì. giorno, giorno dopo giorno, 900, invece Giletti rientra in Rai e boom, subito sta, sta festa che nelle intenzioni doveva essere molto importante, poi è riuscita un po' meno bene, però comunque era un evento importante. e Quindi è strana sta cosa, sì. Bo, sicuramente se lo mettessimo a Saremo, lui non potrebbe fare il direttore artistico. Questo mi sembra questo no. lampano Questo no, no. poi no. abbiamo avuto un, un dibattito. Ecco, un dibattito con eh, Mentana, Iva eh, Zanicchi, Bruno Vespa e Simona Ventura. Ecco questo quartetto, il quartetto cetra. Ecco, quindi non lo so. Eh. E anche il libro, non so. Non, oh, non lo so è qua, eh, ecco, uh, Colpo di teatro, Mentana che ha portato da, da casa sua un, un numero di Playboy dell'anno 1978, insomma, il famoso. Viva Zanicchi, se Nuda, beh, beh, dedicato a chi eh, ancora oggi si scandalizza quando vede Elodie nuda sulla copertina del disco Annalisa con, con i Reggi a Saremo. Insomma, sembra che una volta fossero tutte Santarelline. Invece negli anni 70, settanta Zanicchi, Rosanna Fratello e altre, insomma, su, su Playboy ne abbiamo viste. Okay. ne hanno viste perché noi all'epoca. Hanno, hanno, hanno reso ciechi molti italiani. Eh sì, sì, sì. sì. Quindi, no, questo è, beh, è stato un bel colpo di teatro questo. Nell'ambito dell'ennesimo di un, di un dibattito di cui, francamente, non, non è che si sentisse molto il bisogno, però, vabbè. Insomma, è... con, con Mentana sempre molto tagliente, simpatico. Comunque, la battutina ce l'ha da buon romano, no? Sì. Sì, 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 però alla fine è sempre un, un allungamento di un brodo che a quell'ora, infatti anche io ho vaghi ricordi di quel momento, perché insomma stava diventando un po' una cosa da… Da nottamboli incalliti. Quindi, vabbè, comunque, cioè anche, anche questa cosa qui sì, c'è stata questa, questa, questa sorpresa della, della rivista. Insomma, piccoli gioielli, piccole cose carine disseminate lungo una trasmissione fiume che poteva o essere divisa in due parti, oppure eh, estremamente asciugata per renderla più, più godibile, anche, anche in, una, in una versione integrale. Insomma, alla fine del resto l'Auditel non mi pare che l'abbia premiata più di tanto quindi anche questo va detto insomma, i risultati di ascolto non sono stati esaltanti no no, no infatti di Simone Aventura praticamente non gli hanno chiesto quasi nulla pensare che Simone Aventura è stata una bravissima conduttrice ma assolutamente anche a lei non è, stato, non è stato chiesto se farà Sanremo e ricordiamo che fatto, ne ha condotto uno di Sanremo Sanremo forse un po' in tono minore minore poi ha fatto, un... fatto l'isola dei famosi le, le, le belle isole dei famosi quelle che tutti ricordiamo no? Sì, ha fatto anche il dopo festival del 2002 ha, eh. Fatto, eh. ha fatto diverse edizioni di, di quelli che il calcio dopo dopo far, prendendo il testimone da, da Fazio e Bartoletti quindi no è stata assolutamente una figura centrale della nella storia della Rai. De, eh, non tutti i personaggi chiave della storia della Rai sono stati eh, adeguatamente celebrati in questa trasmissione. Per, ad esempio, non è per dire, ma beh, ovviamente di Costanzo si è parlato. Però, ad esempio, se ne è parlato quasi esclusivamente mh, tramite eh, la testimonianza della Maria De Filippi. Mm. Anche lì ripeto, questa cosa non mi ha convinto piuttosto che dare spazio alla De Filippi, con tutto il rispetto, che era un po' una cosa, un corpo estraneo se vogliamo. Cosa ah, è sempre interessante perché come donna è interessante, però hai detto bene: è un corpo estraneo. Sicuramente, era... allora, davi più spazio alla, alla celebrazione della, della Simona Ventura? o o di altri personaggi che sono stati veramente citati quasi di striscio come Enzo Tortoro Corrado a cui è stato dato mi pare poco spazio Poi non ah, so Corrado, se... io mi, sembra, mi, mi pare di ricordare che non è neanche stato citato se non eh, in quel momento eh. lì che ha fatto la solito, il solito quartetto esatto esatto anche lì, cioè, come, come fai a, a dimenticarti di certi personaggi? Ah, no? hai, ma ha fatto le domeniche in più belle, nella fine degli anni '70, ha fatto la storia della televisione, poi, appunto, già che si parlava di Canale 5, a questo punto citiamo veramente Corrado. Eh, sì, infatti, <ride> sì. mi hai chiamato Maria De Filippi e parliamo di Corrado, eh? sì, sì, sì. è una scala... un puntata di, di, di pranzo e servito, voglio eh, dire, sì, pranzo e servito, Corrida, beh, tutte le cose Però... che ha fatto in Rai, cioè, beh, non lo so, guarda, ti, ti ripeto, sono... Simona Ventura dimenticata, cioè l'hanno invitata ma non gli hanno chiesto niente, è un peccato perché Simona Ventura è una di quelle, io non so che cosa ha fatto Simona Ventura, cosa gli è successo, deve aver pestato qualche piede, qualche caldo sbagliato perché... No. Mm, boh, non lo so, non lo so. Ha sì, trasmissioni ancora oggi, però insomma, fascia mattutina, insomma, era, era la regina della televisione, Simona Ventura vent'anni fa. Eh. Infatti, infatti, eh, eh, eh. Che, che ci sia stato anche il caso di, di Fabio Fazio che mm. si è stato invitato, ma ha declinato l'invito, mm. però anche qui... Eh, sì, va vabbè, ma lì io capisco, insomma, chiaramente certo, insomma. Chiaro, chiaro, non, è, non è il momento, non era il momento, è un momentaccio, un momentaccio. Ecco, Bruno Vespa che ha parlato di editto bulgaro, vale, come chiedere all'oste se il vino è buono, per cui ah, sì. <ride> quello è stato un momento veramente. Ho avuto veramente, Ho detto: ma come si fa a chiedere una cosa così a Bruno Vespa? Sì. <ride> vabbè lasciamo perdere va. andiamo, andiamo oltre l'amore va oltre come diceva qualcuno allora a noi, a noi tanto caro ecco finale mi è piaciuto con Vito Molinari il regista Vito Molinari ecco 90 e rotti anni 92 se non mi ricordo vabbè comunque 90 Sveglissimo, sveglissimo acuto e profondo Devo dire però che anche questa, mi dispiace dirlo, però non è per rigirare il coltello della piaga, però non è stata una primizia perché certo. poche settimane fa è stato intervistato da Geppi Cucciari nella sua trasmissione del giovedì. Anche quella è una, una bellissima intervista. Quindi vabbè, comunque è sempre ah. bello comunque dare spazio a questi grandissimi personaggi. Eh, sì, Vito Molinari sta, sta comparendo spesso in tv, l'ho visto anche, penso, in una mi pare al, al TG regionale della Liguria insomma in un'altra ah, intervista eh si sì perché genovese Vito Molinari eh, si sente anche fra l'altro eh sì, eh, sì, un, sì. No, una bella figura grande lucidità eh, lui veramente una, una memoria storica della, della RAI insomma. Quindi... Eh, è stato il primo regista della RAI e poi ricordiamo ha fatto la, la regia di tanti sceneggiati eh, anche in tempi relativamente eh. recenti eh, anni 80 ancora anche lì io non voglio, io non sono nessuno e non voglio dare lezioni di, di sceneggiatura, di scrittura televisiva a nessuno, però un personaggio così non puoi piazzarlo in coda a questa trasmissione a notte e cioè onestamente, parliamoci chiaro. Ah, beh, Questo è il... all'inizio dovevi mettere Vito Morirà il pilastro, del, uno di quelli da cui tutto è iniziato praticamente, è chiaro, non solo. È chiaro, chiaro. Vabbè, è stato un grande regista Vito Molinari, non tanto eh. di film diciamo, cinematografici, tanto però per la televisione ha fatto veramente tanto, appunto anche sceneggiati. Sì, 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 sì eh. assolutamente, assolutamente. Eh, sì, sì, sì. Vabbè, comunque, vabbè, finale comunque interessante. C'è eh. di buono che oggi tutte queste trasmissioni si possono rivedere su Rayplay, per cui volendo uno può anche... Sì, sì, no, quello sicuramente. La eh, certo. parte che gli interessa è ecco, saltarsi, quelle invece un po' meno interessanti, un po' meno convincenti. Quello sicuramente, però. A partire pensiamo... da quei, quegli inframezzi musicali, che francamente. Boh. Sì, quelli ci hanno un po' riportato a, a certe varietà, a certi show degli anni Ottanta, in cui invece l'ospitata musicale era di prammatica, doveva esserci sempre comunque la. la il cantante ha quindi da quel punto di vista a me non sono dispiaciuti. Poi qualcuno è riuscito bene, qualcun altro meno, però insomma, il <ride> musicale poteva starci. Vabbè, insomma, quindi dai, più o meno abbiamo raccontato tutto di, questo, di questa trasmissione. La TV fa 70, è ecco, andato in onda il 28 febbraio 2024 e vabbè, niente, questo è il nostro, è, è la nostra su questa sì. trasmissione, per cui non mi resta che eh, ringraziare Carlo e salutare il nostro pubblico avvisandolo sempre di lasciare dei like, cliccare la campanella per avere gli aggiornamenti e insomma se avete qualche, qualche cosa da scriverci saremo ben lieti di leggere. Quindi grazie a tutti e ciao. Ciao, alla prossima.